Il futuro di Trunks è minacciato da Black Goku, un nuovo nemico che ha l'obiettivo di sterminare tutti gli esseri umani poiché li considera corrotti e violenti. Trunks, Vegeta e Goku usano la macchina del tempo e viaggiano nel futuro per affrontarlo, ma si ritroveranno a combattere anche con Zamasu, l'apprendista dell'attuale Kaioshin dell'universo 10. Black Goku rivela quindi il suo vero potere, ovvero il Super Saiyan Rosé. Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Dragon Ball Xenoverse 2, finalmente per riprendere la nostra serie su Dragon Ball Super. Come sapete, qualche mese fa, grazie a Dragon Ball Xenoverse, stavamo ripercorrendo tramite le mod tutta la storia di Dragon Ball Super in corso in Giappone tramite gli episodi. Finalmente la riprendiamo e ci eravamo lasciati nel momento in cui Vegeta era praticamente in fin di vita dopo gli attacchi di Black Goku. E mi raccomando, pollice in su adesso, lasciate un fottutissimo mi piace e superiamo almeno i 5.000 mi piace se volete che questa serie continui e quindi che vi mostri la fusione tramite gli orecchini di Goku e Vegeta, quindi vi parlo di Veget o Vegeku detto in italiano, Super Saiyan Blue. Io mi vado a scegliere il Super Saiyan Rosé, appunto Black Goku, accompagnato da Zamasu, perché è proprio in questo momento che arriva questo personaggio nell'universo, appunto, o meglio nel futuro di Trunks. Andiamo appunto a fare lo scontro con Goku che è accompagnato da Trunks del futuro. Dirigiamoci al West City Sobborghi. Non preferisco le rovine perché mettono, non so, dei colori spenti per i personaggi. Io invece voglio colori belli forti e, come vi stavo dicendo, grazie a queste feste natalizie ho recuperato un bel po' di episodi di Dragon Ball Super. Ne avevo da vedere tipo una quindicina e finalmente ce l'ho fatta. Grazie ai carissimi sottotitoli italiani ce l'ho fatta, ragazzi, ed eccoci qua, finalmente riprende lo scontro. E cos'è che accade? Come sapete, Vegeta prende davvero tanti schiaffi, ma proprio tanti, quasi in fin di vita. E in quel momento c'è Trunks che interviene, bello furioso, ma ragazzi, viene fermato addirittura da Zamasu, che improvvisamente si presenta durante lo scontro. Cosa ci fa lì Zamasu? Tutti che si chiedono cosa ci faccia lì quel personaggio. Quindi ragazzi, è tutto davvero molto strano. I due purtroppo incominciano a combattere insieme e questo farà comprendere che purtroppo due colossi di questo calibro sono davvero troppo potenti ed è... No, ma colpito! E come vi dicevo, era impossibile per Goku, Vegeta e Trunks riuscire a fronteggiarli col potere che hanno al momento a disposizione. Io chiaramente sto facendo riferimento ancora a quelli che sono i primi episodi in cui Goku, Vegeta e Trunks affrontano Black Goku e Zamasu. Poi ce ne sono tanti che un po' vanno a riprendere davvero a grandi passi quelli che sono gli altri episodi e quindi è tutto un po' confusionario, però cercherò di rendervelo godibile il più possibile. Come vedete, Trunks sta prendendo un bordello di schiaffi, anche se noi non siamo da meno, abbiamo poca vita. Allora, qua abbiamo la spada di Sauzer, quella che colpisce davvero in una maniera potentissima Vegeta, che poi non è la spada di Sauzer perché Sauzer è un altro personaggio. Qui, diciamo, viene scelta come mossa data a questa mod in modo tale da renderla un po' più veritiera. Ho messo una capsula per salvarci perché devo appunto continuare a parlarvi, continuare a farvi comprendere quello che sta succedendo qui. Tra l'altro tutti stanno picchiando me quando c'è anche Zamasu. Cioè, ho capito che ci tenete appunto a farmi del male, ma dovevo resistere in qualche modo. Quindi ragazzi, tutti sono praticamente disperati. Quindi anche Trunks prende davvero talmente di quegli schiaffi che appunto la situazione sta degenerando come non mai. Se notate, di per sé anche la mod è molto figa, questa qui. Notate che le mod che sto inserendo adesso sono molto ben fatte rispetto a quelle di prima. Infatti ora, oltre ad avere l'immagine in alto a sinistra del personaggio che uso, c'è anche proprio il nome. Guardate, c'è Goku Black Super Saiyan Rosé. Lui mi ha quasi eliminato. Questi personaggi, raga, sono devastanti. Cioè, quasi non posso ripercorrere la storia di Dragon Ball Super. Ma ormai manca davvero pochissimo, addirittura una trentina di secondi, che mi permetteranno poi di fare anche la mia ultima mossa. Vediamo. Qua ho prima una Kamehameha Majin che colpisce appieno Trunks del futuro. Benissimo. Zamasu a quanto pare sembra essere stato sconfitto, ma noi andiamo con una Super Black Kamehameha e Trunks viene eliminato. E ora non ci resta che fronteggiare addirittura Black Goku. Via da qua. Cioè, volevo dire Goku Super Saiyan Blue. Dobbiamo assolutamente spazzarlo via prima che vada a rianimare Trunks. Quindi ragazzi, come vedete, lo scontro va in questo modo. Black distrugge completamente Goku Super Saiyan Blue.
Quindi ora che tutti sono spacciati, cosa succederà? Per fortuna Vegeta si riprende. Ecco qua la mod che andremo ad utilizzare oggi, che è diversa rispetto al Vegeta che c'è qua nel gioco. Io così giusto un attimo ve lo mostro, ed è questo qui con l'altra uniforme che ha addosso, che è quella che ha durante il film La Resurrezione di F. Invece in questa mod mi sembra anche un bel po' più pompato rispetto al solito, e poi ha la sua outfit normale, la sua armatura da Saiyan. Ce lo andiamo a scegliere e in compagnia appunto di Goku andiamo a risfidare Black e soprattutto Zamasu. Proprio perché infatti in questo momento succede qualcosa di un po' inaspettato. Infatti ragazzi miei, Vegeta si rialza. Vegeta, vedendo anche che il figlio sta prendendo talmente di quegli schiaffoni, decide appunto di rialzarsi. Quello che ci tengo sempre a specificare in questi video che facevo e che ho ripreso ora a fare riguardo Dragon Ball Super è che sono realizzati con il semplice scopo di rivivere così anche velocemente insieme gli episodi. Purtroppo ragazzi io non posso riprenderli al 100% in maniera fedele. Vuoi perché ho delle mod a mia disposizione, non tutti i personaggi presenti effettivamente in Dragon Ball Super. E poi anche perché comunque se volessi ripercorrere tutti gli episodi in maniera davvero precisissima al 100% nei dettagli, i video dovrebbero durare quanto gli episodi stessi di Dragon Ball, quindi come minimo 20 minuti, 25 minuti. Ed è una cosa che non mi va di fare per non annoiarvi. Anzi, il bello di questi video è proprio che vogliono essere volutamente riassuntivi. E guardate che scontro parte adesso! Mamma mia ragazzoli, il principe dei Saiyan che si fa appunto carico di tutto il potere di un vero Saiyan, e quindi che tenta in qualche modo di malmenarlo malamente. Purtroppo abbiamo finito il vigore, noi però appunto resistiamo. Andiamo prima con il colpo finale e non riesco a farlo. Ci riprovo, dai. No, mi ha comunque beccato e mi lancia via. Per fortuna un po' di vigore ce l'abbiamo, dai andiamolo a colpire. Nulla da fare ragazzi, ci riprovo. No, perché c'è Goku che ci viene a dare una mano, benissimo. Andiamo raga, con l'attacco Big Bang purtroppo non posso farglielo. Sono dei personaggi davvero fortissimi e non ho capito per quale motivo. Finalmente il Big Bang va a segno e ho colpito Zamasu. Anche se il mio obiettivo in realtà era un altro. Vabbè, siamo comunque contenti. Andiamo con il cannone Galick devastante e purtroppo non va assolutamente a segno. E andiamo con la carica massima. Io come al solito vi ricordo che sono sulla versione PC del gioco, quindi per fortuna posso installare quale mod. E su PlayStation 4, Xbox 3, anzi Xbox One non è possibile. Ve lo ricordo perché me lo chiedete di continuo. Io comunque vi lascio Instant Gaming in descrizione, lì potete andare a acquistare il gioco per la versione appunto PC ad un prezzo molto molto basso, quindi è un prezzo un po' più accessibile rispetto appunto agli store normali. Quindi ragazzi, è arrivato il momento, vediamo se riesco a farcela. In questo frangente, per riuscire a distrarre appunto Black Goku e Zamasu, Vegeta decide di intervenire e lo fa. Vediamo se ci riesco, devo avvicinarmi un attimino a Black. Vai con il suo lampo finale. No, non ce l'ho fatta perché mi ha fermato e mi ha anche distrutto il vigore. Io raga devo stare attento perché non avendo il vigore posso essere fermato in qualunque momento. E dai che si va adesso, lampo finale, devastalo! Mamma mia ragazzi! Mamma mia ragazzi, quanto mi carico quando vedo sta roba! E adesso dobbiamo assolutamente andare da Zamasu. Quindi ragazzi miei, ripercorriamo l'anime. Questo lampo finale ci salva, perché proprio in questo frangente arrivano addirittura Mai e i suoi soldati che vengono ad aiutare Goku, Vegeta e appunto Trunks. Per i nostri Saiyan questa è stata una grandissima sconfitta e sono quindi così costretti a tornare purtroppo nel presente, abbandonando questo futuro così distrutto e devastato da Black Goku. Ma ragazzi, chi è in realtà Black Goku? Chi è questo personaggio e soprattutto perché ha l'aspetto di Goku? I nostri amici, in particolar modo Bills, il dio della distruzione, insieme a Whis, si è fatto un'idea. Infatti incominciano a credere e a convincersi che Black Goku sia in realtà Zamasu, perché sembrano avere la stessa e identica aura e forza combattiva. Andiamo quindi a scegliere il dio della distruzione Bills, che verrà poi nell'anime accompagnato da Goku e Whis, insieme poi mi pare anche ai Kaioshin, che andranno a far visita appunto proprio a Zamasu e a Gowasu, che tra l'altro è il suo maestro, se così vogliamo metterla, è il vero Kaioshin appunto dell'universo. E quindi ragazzi miei, ritorniamo magari in una zona divina, andiamo al mondo dei Kaioshin giusto per andare minimamente ad imitare quella che è la zona. E qua ragazzi finalmente avviene una delle scene
più incredibili di sempre. Cioè ragazzi, questa è una delle scene che davvero mi ha agitato e trasmesso più emozioni in Dragon Ball Super, ed è la scena in cui ci si rende conto che Zamasu proprio in quel momento voleva uccidere Gohazu. Ragazzi, e quindi qua si rivela poi la vera natura di questo personaggio. Lui, che aspirava ad essere un Kaioshin, purtroppo voleva essere un Kaioshin ma malvagio. Infatti si è convinto che tutti gli umani non possono essere minimamente, come dire, messi a confronto con le divinità, e quindi devono essere completamente spazzati via. Cioè ragazzi, devono fare tutti una brutta fine. E quindi ragazzi, la vera giustizia di Zamasu entra in atto. Come prima cosa decide appunto di uccidere Gohazu, ma proprio in quel momento arrivano Bills e Whis e riescono a fermare appunto questo personaggio, tornando indietro nel tempo, le solite cose che riesce a fare anche Whis, e quindi fermano Zamasu proprio nel momento in cui con la sua mano sta per uccidere Gohazu. Quindi il tutto viene poi svelato dallo stesso Zamasu con una faccia piuttosto cattiva e adirata, però proprio in quel momento Goku avanza verso di lui cercando di fargli, non so, comprendere qualcosa, di farlo ragionare, no? Dicendo: ma che cavolo stai dicendo? E invece, amici miei, Zamasu vuole uccidere Goku, in qualche modo sta cercando di colpirlo, ma lì interviene Bills. Parte una canzone incredibile di sottofondo, qualcosa di devastante, che tra l'altro abbiamo anche riascoltato negli episodi di Dragon Ball Super usciti in Italia qualche giorno fa. E ragazzi miei, c'è la scena in cui Bills ferma la mano di Zamasu e ragazzi, e fa la mossa più incredibile di sempre, chiamata in italiano distruzione, se non sbaglio in giapponese Akai o una roba del genere. E Zamasu, amici miei, viene completamente distrutto dal dio della distruzione. Vediamo se ce la facciamo anche qui a fare questa cosa. Quindi praticamente lo Zamasu dell'universo di Goku e del presente di Goku in realtà è morto, non esiste più. Però che ripercussioni può avere questa cosa in futuro? Questo ragazzi era solo ed esclusivamente un episodio di riscaldamento per riprendere la serie su Dragon Ball Super, visto che nel prossimo episodio vedremo Trunks del futuro, ma se leggete lì sotto il costume, Mystical Form. Quindi nella sua versione mistica, quella che quasi si avvicina al Super Saiyan Blue e quella senza pupille, quindi la trasformazione in Super Saiyan Rage, il Super Saiyan Furioso di Trunks. Iscrivetevi quindi al mio canale, soprattutto lasciate un mi piace e attivate le fottutissime notifiche sull'applicazione di YouTube, tappate la dannata campanella, visto che ormai YouTube non funziona più per nulla. Guardate altri video di Xenoverse 2 cliccando sulle due miniature che vedete ora a schermo. Quindi ragazzi, grazie per essere stati qui con me e alla prossima. Ciao!